RA1 Aperitime. Barcollo e un po' tracollo, ma che sballo! Perché voglio un nuovo limite a cui arrivare, lo voglio superare. Dammi un po' di sale a farmi venire sete, venire sete. Io voglio un nuovo limite a cui arrivare, lo devo superare. Dammi un po' di sale a farmi venire sete, venire sete. Saperle affrontare è fallimentare. Perché non cambiare. Dammi un po' di sale che mi faccia venire sete, vero? Andrea Paone con noi, pronto? Sale! Proprio così, ciao! Sete di ricerca, di voler andare, di voler conoscere, vero? Certo. La sete di cambiare, di accogliere le novità. Bene, allora ascoltami, io intanto leggo più o meno qualche cosina che c'è scritto sul tuo comunicato. La biografia dice che sei milanese e intanto cominciamo così. Com'è l'Interland milanese per i musicisti che hanno voglia di suonare, però? Ma diciamo che da un punto di vista delle produzioni sicuramente c'è molto, offre molto, anche se poi alla fine io sono andato a collaborare con un musicista straordinario che sta arrangiando insieme a me i brani dell'album, che si chiama Ettore Di Diverto, che non è di Milano, però effettivamente Milano offre molto, sì. Senti, tu hai cominciato, diciamo, da giovane, da 14enne, e poi la prima tua registrazione, sala di incisione, a 19 anni. Non studi musica, e questa è una cosa particolare che ti rende un po' superiore ad altri, perché arrangi tu i tuoi pezzi. Beh, dai, guarda, quello che ascoltate in realtà è arrangiato, come ti dicevo prima, insieme a Ettore Di Diverto. Sì, in realtà io quando avevo 19 anni erano gli anni in cui si mandava la famosa cassettina. Sì, è vero. Se ti ricordi. Sì, sì. Io le ricevevo le cassettine, le ricevevo le cassettine, perché sono un po' più anziano. Mandai la cassettina e in effetti ebbi un'esperienza straordinaria in uno studio di registrazione. Poi la verità è che siccome nel momento in cui compongo i brani ho già in mente come mi piacerebbe ascoltarli, cioè come mi piacerebbe fosse il loro vestito e quindi l'arrangiamento, ho cominciato a prendere in mano un po' tutti gli strumenti e mi sono serviti per mettere giù le idee di quello che doveva essere il brano finito. È andata così. Beh, certo che comunque è un gran bel lavoro il tuo. A me piace molto il pezzo, devo dire. E il pezzo è preludio di un lavoro che stai facendo, che stai continuando. Che cosa bolle in pentola? Ma il brano è estratto da un album che esce a settembre, che raccoglierà diversi brani con il denominatore comune di un sound che a noi piace, ma con tanti ingredienti sonori diversi. Quello che ascoltate è un brano, diciamo, con degli ingredienti pop, rock e anche un po' di elettronica, ma nell'album ci saranno davvero tante sfumature diverse che porteranno la dimensione anche su altri piani. La cosa però ti ferma quest'estate, nel senso che stai lavorando solo a quello, quindi i concerti si fermano, oppure ci proporrai anche delle cose dal vivo? Allora, quest'estate parliamo più che altro di partecipazione a eventi, perché come tu sai, quando si ha un singolo da promuovere, insomma, non si porta in giro uno spettacolo completo. Tra l'altro il 1° di luglio sono dalle vostre parti. E allora? Vicino a Cuneo. Poi sulla mia pagina Facebook non ho ancora i dettagli, ma troverete tutte le informazioni a riguardo. Mentre sicuramente a settembre con l'album andremo in giro a suonarlo. Perfetto, ovviamente. E ascoltami, allora, dato che lei hai accennati, diamogli questi social e questi contatti in modo da potervi seguire, chi ci ascolta prende nota, e poi quando tu pubblicherai qualcosa di nuovo, noi cercheremo, noi come radio, di proporlo, e chi ci ascolta se lo segna, e se siete dalle sue parti vi viene anche a vedere. Ripetiamoli i social.
social. Sì, volentieri. Dunque, il sito internet andreapaone.com raccoglie tutte le informazioni che mi riguardano, biografia e vari altri contenuti. Mentre la pagina Facebook, che è una pagina artista, quelle per intenderci dove si mette mi piace, invece espone tutti gli appuntamenti, tiene aggiornate tutte le attività. Molto bene, io ti ringrazio molto Andrea, perché comunque è un piacere conoscerti. Ovviamente Cuneo non è così vicina a Torino, però se ti avvicini a Torino ti invito volentieri a farci visita, così da averti in studio con noi, va bene? Ma guarda, ti dico sin da ora che nel momento in cui ritenete opportuno invitarmi, io prendo la macchina e arrivo comunque. Ma sei invitato, allora guarda, sei invitato a prescindere, quindi io uso le tue parole. E allora poi ci sentiamo. Va e bene. Mi dite quando, io arrivo. Perfetto, allora ti porti magari anche una chitarra e te la suoni anche unplugged, qualche cosina del nuovo album, ce lo accenni, va bene? Sarà un piacere. Perfetto, io ti ringrazio molto, buon lavoro e in bocca al lupo per tutte le cose. Noi ci sentiamo e ti seguiremo anche sui social. Ciao, grazie mille. Ciao a tutti. A presto, ciao ciao. RA1 Aperitime. Barcollo e un po' tracollo. Ma che sballo!